Walfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. Elettrotaro Fornovo, televisori, elettrodomestici e tanto altro. www.moranoleggi.com. Signore e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense di questo 22 di gennaio 2021. È un venerdì in cui dobbiamo però parlare anche di una notizia triste. Infatti voglio iniziare questo nostro telegiornale con una notizia che parla dei paesi. Per la montagna, i paesi e le persone che ci vivono sono importanti. Infatti i paesi e le città non sono fatti solamente di mattoni, sassi e monumenti, ma anche di persone e personaggi. E con il ricordo di una di queste persone e anche un personaggio che voglio iniziare questo nostro telegiornale di oggi. È scomparso a Berceto Marino Brusini, una persona molto conosciuta sia a Berceto ma non solo. Ed era anche un personaggio Marino, infatti era quello che allestiva il chiosco delle castagne durante l'inverno ed era anche pronto ad accogliere e organizzare altre attività e eventi per il suo paese. Gironzolava per il paese con il suo abbigliamento e atteggiamento da contadino di montagna. Questo era il suo personaggio. Un personaggio positivo che rappresentava al meglio il suo amato paese. E d'altronde, contadino di montagna lo era davvero, con la sua piccola azienda agricola alle porte del paese. Ed era anche una persona attenta e che aveva bisogno di stare in mezzo alla gente, era allegro, gioviale, di compagnia e disponibile. Io l'ho conosciuto diverso tempo fa, perché in tante occasioni con un'altra persona di Berceto a me molto cara, l'allora piccolo Marcellino, andavamo spesso a vedere le sue mucche e i suoi animali. Lui è sempre stato molto gentile e disponibile, mi ha sempre colpito la sua capacità di essere una persona squisita, anche se con i suoi abiti da contadino di montagna. Ma andiamo avanti con il prossimo articolo del telegiornale di oggi, con il primo articolo del telegiornale di oggi, ritorniamo a Fornovo. Io in passato vi avevo detto che sarei continuato a tornare ai piedi del ponte del Taro tutte le volte che la soglia di allerta meteo superava il giallo, e anche questa mattina vi è stata un'allerta gialla che non vuol dire niente perché non crea nessuna preoccupazione per ciò che riguarda le persone, ma non proprio, perché per le fabbriche, specie in questa zona, un po' di preoccupazione la genera. Ma vediamo il servizio che ho mandato in onda questa mattina in diretta. Proprio attorno alle 13:50, quindi nel primo, scusate, non la mattina, ma nel primo pomeriggio. Ci troviamo sotto al ponte di Fornovo. Quello che vedete lì è un indicatore del livello dell'altezza del Taro, lo potete trovare anche sulle allerte meteo, indica che abbiamo superato in questa zona la soglia gialla, una soglia di allerta che indica il fatto che tutto l'alveo del fiume al superamento dell'allerta del giallo dovrebbe essere coperto di acqua, ma come vedete purtroppo l'acqua non è tutto coperto d'acqua. Come sempre il famoso isolato là in fondo continua a rimanere al suo posto perché non si è intervenuti come sempre in nessun modo. Dall'altra parte del fiume, come vedete, il fiume sta continuando a scavare e sta tirando via terra e ghiaia alle aziende dall'altra parte. Peraltro non si può nemmeno entrare in alveo del fiume per poter contenere l'eventuale erosione, per far crollare alcuni macchinari che sono dall'altra parte. Quindi un'allerta non particolarmente significativa e una piena non particolarmente significativa, ma che comunque mette in risalto come il problema dell'isolotto continui ad essere lì. Peraltro questo sensore qua che vedete è da questa parte, ma quelli dall'altra parte, ce ne sono due anche dall'altra parte, indicano che l'allerta, che il superamento, vi è stato anche il superamento della soglia di colore arancione. Questi sono dall'altra parte, ci sono gli altri sensori. Questo è l'alveo del Taro a Fornovo, vedete là c'è l'ex Sove con in fondo il macchinario, che è quello là in fondo che rischia di crollare in Taro perché c'è molta erosione da parte del fiume, che viene ristretto all'immezzo da quell'isolotto che non dovrebbe esserci, perché secondo il concetto dell'allerta, del superamento della soglia di colore giallo, vuol dire che quell'isolotto dovrebbe essere sommerso dalle acque. Invece non solo non è sommerso dalle acque, ma guardate, da questa parte c'è molta più acqua, qua scendono anche un po' di tronchi, sempre per sollecitare la questione della rimozione di quell'isolotto che continua a rimanere lì. Fortuna
che questa volta la neve che si è sciolta è ancora poco, in montagna continua a nevicare e non ci sono particolari problemi, ma se davvero la neve si dovesse sciogliere tutte insieme, le difficoltà e le problematicità di questo nodo di Fornovera Miola sarebbero davvero molte di più. Un comunicato stampa dell'ASL: il 21 gennaio a fine giornata a Parma e provincia sono state vaccinate contro il coronavirus 322 persone, di cui 60 persone con la seconda dose. Questo al centro vaccinazione dell'ospedale Maggiore e 262 persone, tutte prime dosi, in quattro centri residenziali per anziani: la Casa degli Alberi ed Alberi di Vigatto, Villa Santa Clotilde a Gulli a Parma e il pensionato albergo a Fidenza. Dall'inizio della campagna vaccinale il totale delle vaccinazioni somministrate a Parma e provincia è pari a 15.341, di cui 15.183 prime dosi e 158 seconde dosi. E proprio continuando sul tema del coronavirus, partiamo con questo servizio su Medesano con tre notizie. Sant'Agnese: l'inaugurazione domani della ristrutturazione dell'edificio comunale, ma soprattutto sul nido di Medesano, il nido Merlino, che ha una classe in quarantena. Diamo un occhio alla pagina Facebook del Comune di Medesano, dove la prima notizia di cui vi parliamo è quella relativa alla sagra di Felegara, la sagra di Sant'Agnese, e nella mattina di ieri è stata celebrata una santa messa da Don Enzo, Don Mario e Don Romano. Quest'anno il Covid non permette all'amministrazione felegarese di festeggiare la sagra come tradizione. Infatti di solito in questi giorni si è impegnati nell'organizzazione di eventi e appuntamenti. Si invita tutti a trascorrere le giornate di sagra accanto ai propri cari. Sant'Agnese rappresenta da sempre un importante appuntamento della vita sociale della nostra comunità. Verrà il momento in cui potremo tornare a vivere e a celebrare insieme le nostre tradizioni, sarà ancora più bello. Viva Sant'Agnese, viva Felegara, questo è il post dell'amministrazione comunale. Una comunicazione importante: l'azienda sanitaria nel pomeriggio di ieri alle 17.24 ha comunicato all'amministrazione comunale che è stato riscontrato un caso di Covid al Nido Merlino nella sezione civette. La sezione rimarrà chiusa da domani fino al 25 gennaio compreso. L'amministrazione è in attesa che l'ASL comunichi la data dei tamponi per i bimbi, seguiranno ulteriori comunicazioni. Al momento i bambini e le tate stanno bene, in bocca al lupo a tutti. E infine l'ultima notizia riguarda il festeggiamento domani alle ore 11 dell'inaugurazione per i lavori di miglioramento sismico effettuati sul palazzo municipale, un'opera strategica finanziata complessivamente con 429.000 euro dalla Regione Emilia Romagna. Anche per questo domani sarà presente il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. L'evento non potrà essere pubblico per ragioni dettate dalle misure di contenimento del contagio, quindi vi sarà una diretta Facebook alle 11. La diretta sarà trasmessa sul profilo del Comune di Medesano. Questo è la locandina per seguire la diretta Facebook. Nella giornata del 20 di gennaio i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno fermato due giovani, un 18enne e un 19enne, che non indossavano il previsto dispositivo di protezione individuale in violazione della normativa Covid-19. Nel corso del controllo ai due, molto agitati, è stato richiesto di svuotare le tasche per verificare il motivo di tali agitazioni. Nel pacchetto di sigarette di proprietà del minorenne sono stati rinvenuti circa 20 grammi di sostanze stupefacenti tipo hashish suddivisi in 15 dose. Invece il maggiorenne è stato trovato in possesso di pochi grammi dello stesso stupefacente di uno spinello. Il 17enne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio, mentre l'amico segnalato alla prefettura per quale assuntore. Il tutto è stato sequestrato. Ai due è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro in quanto non indossavano in luogo pubblico il previsto dispositivo di protezione individuale necessario a prevenire il contagio, e quindi per far capire che l'indossare la mascherina, o meglio non indossare la mascherina, può creare danni e problemi ben maggiori rispetto al prendere il coronavirus per i giovani. Ma veniamo al prossimo servizio, è un servizio che arriva da Fornovo, un servizio che parla anche in questo caso di bambini. Buonasera, ci troviamo a Fornovo Taro, siamo qui davanti al nido d'infanzia Il Trenino Blu. Siamo con l'educatrice, la dottoressa Francesca Merusi, che ci illustrerà il bellissimo progetto
pillole di pedagogia a un metro di distanza o poco più, che è sorto a causa delle contingenze legate al coronavirus, e in particolare è sorto proprio durante il periodo del lockdown, quindi da marzo a maggio 2020. Ecco, Francesca, ci vuoi raccontare com'è nato questo progetto, se è ancora in corso, se è terminato con il lockdown, e come, sì, proprio com'è nato e come siete riusciti a portarlo avanti? Sì, buonasera. Il progetto delle pillole di pedagogia a distanza, di un metro poco più, è nato poco dopo la chiusura dei servizi educativi con la quarantena della primavera scorsa, per sostenere e accompagnare le famiglie dei bambini, inizialmente del servizio educativo del Trenino Blu, appunto. E poi successivamente si è scelto di ampliare la rete, insomma, dei destinatari, e quindi tutta la comunità di Fornovo, grazie anche all'aiuto dell'amministrazione locale, che ha diffuso il materiale che abbiamo raccolto e curato. Le situazioni più difficili da trattare quali sono state? Mentre quali sono state, diciamo, le curiosità o i consigli che sono arrivati dalle famiglie? Per quanto riguarda i consigli arrivati dalle famiglie, sono stati, diciamo così, sia legati alle specifiche professioni dei genitori, a volte chieste proprio da noi, contributi, mi viene in mente il pediatra, o comunque anche genitori che si adoperano sui temi comunque creativi, ecco, quindi suggerimenti di proposte educative. Le difficoltà dei temi affrontati, sicuramente partendo dai bambini, anche come raccontare ai bambini il periodo, come spiegare ai bambini cosa stava accadendo, cosa sta accadendo tuttora. Una breve sequenza di poche decine di secondi di immagini davvero spettacolari, di cavalli meravigliosi in un territorio meraviglioso. Ringrazio il nostro Beppe Conti da Bardi per queste belle immagini, per la segnalazione di queste belle immagini che, come potete vedere dal post, non sono le sue, ma comunque grazie davvero. Andiamo! Un piccolo commento riguarda Biden. Come sapete, si è insediato come 46esimo presidente degli Stati Uniti negli giorni scorsi. Ebbene, Biden è stato strombazzato un po' dappertutto il fatto che abbia obbligato a mettere le mascherine, quindi abbia obbligato a mettere le mascherine per 100 giorni, ma la notizia non è proprio così. Ci sono tanti giornali che esaltano questa notizia, ma ovviamente vuole calata nel contesto americano. Ebbene, Biden ha fatto sì che per i prossimi 100 giorni indossare la mascherina saranno quelli della sua amministrazione, così come ogni edificio federale in cui si trovano. Secondo l'ordinamento degli Stati Uniti, il presidente non può estendere l'ordine a tutti gli stati e le giurisdizioni locali. Il presidente però, ha spiegato una persona che è vicina al presidente, chiamerà i governatori, i sindaci e gli altri per implementare l'uso delle mascherine e del distanziamento fisico anche sui mezzi di trasporto che collegavano i vari stati. Quindi la notizia c'è, Biden ha cercato di far sì che gli americani si mettano la mascherina, ma non in maniera così estesa come tanti organi di stampa hanno cercato di far comprendere, anche se l'impegno ovviamente c'è e va assolutamente encomiato. Andiamo avanti con un comunicato che ci arriva dalla CGIL, peraltro che riguarda un nostro caro amico, Nicola Comparato. Un grave attacco alla democrazia, quello della Ferrarini S.p.A., che ha licenziato Nicola Comparato, un delegato sindacale della RSU, per non aver abbassato la testa di fronte ai tentativi di limitarne la libertà di parola e di pensiero rispetto alle vicende del concordato. La FLAI, CGIL di Parma e di Reggio Emilia, unitamente delegati delle conserve animali, riuniti oggi in assemblea, hanno fortemente condannato il comportamento antisindacale tenuto dall'azienda nei confronti del delegato e dei lavoratori. Quindi il gesto della Ferrarini, che rappresenta il tentativo di comprimere e reprimere la libertà e la democrazia nel luogo di lavoro di cui la RSU è la massima espressione, non può passare inosservato e chiede giustizia. A Nicola è stata espressa la più profonda solidarietà e vicinanza.
confermando la volontà di sostenerlo in ogni sua esperienza ed azione legale a sua tutela. Queste le parole del sindacato CGIL a proposito proprio di questa, di questo licenziamento. Ora passiamo a un altro lavoratore e cerchiamo di vedere qual è e com'è stato il primo giorno di lavoro di un altro lavoratore, un'altra lavoratrice, una lavoratrice di eccellenza, l'unica senatrice di Parma a Roma. Walfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. Elettrotaro Fornovo, televisori, elettrodomestici e tanto altro. www.moranoleggi.com. Eccoci con Maria Saponara, bentornati. La prima domanda che le voglio porre riguardano la sua esperienza in Parlamento. Intanto, quando ha saputo di essere eletta, dove si trovava e che cosa ha provato? Parliamo del 2018. Beh, mi trovavo a casa e davanti al computer, perché stavo seguendo chiaramente lo spoglio delle schede, quindi ero a casa e ho avuto logicamente una grande emozione. Penso che sia un momento che ripercorrerlo e ricordarlo mi provochi sempre una certa emozione, proprio perché era insomma una vittoria sperata, però non era assolutamente scontata, quindi è chiaro che sono stata molto contenta. Chi ha chiamato appena avuto la notizia? Allora, io abito in una casa su due piani, mio marito era nell'altro piano a guardare anche lui lo spoglio delle schede elettorali e è incredibile, però la prima persona che ho chiamato è stata proprio lui, anche se eravamo nella stessa casa. Un'altra domanda è: che idea aveva del Senato prima di varcare le soglie del palazzo? Beh, sicuramente viverlo è un'altra cosa che vederlo dall'esterno, ecco, sembra un mondo molto lontano, invece poi vivendolo insomma è un luogo dove poi alla fine, anche se siamo senatori, siamo poi soprattutto persone e quindi insomma viviamo in questo grande luogo istituzionale, però insomma viverlo da dentro mi ha fatto rendere conto che poi alla fine il Senato, così come anche la Camera, sono luoghi fatti di persone normali e quindi non è poi così lontano da quella che può essere l'impressione che hanno i cittadini. E com'è stato entrare per la prima volta dal portone di Palazzo Madama? Cosa ha pensato, cosa ha provato, che cosa l'ha colpita di più? Ma la cosa che mi ha colpito di più è stata sicuramente l'organizzazione, perché siamo stati accolti da una grande macchina, diciamo, amministrativa, siamo stati accompagnati passo passo proprio per iniziare questo percorso, quindi diciamo che insomma è stato un ingresso positivo che mi ha fatto insomma ben sperare, ecco. A marzo festeggerà il terzo anno come senatrice. Una domanda: dopo 3 anni, l'immagine che aveva del Senato prima di entrarvi è cambiata oppure no? Se sì, come? Se no, perché? Assolutamente sì, è cambiata, perché comunque vivendolo da dentro e quindi vivendolo proprio in prima persona ci si rende conto di quanto lavoro ci sia dietro a tutta la macchina amministrativa statale. Purtroppo mi rendo conto che non sempre è facile trasmettere al territorio quello che si fa al Senato. Tonima Fornavo, iniziativa di educazione sociale Porto Franco Guatelli, con un'intervista all'insegnante dell'Istituto Comprensivo Malerba, Fulvia Del Bravo, con alla base la tradizione cristiana di donare il proprio tempo agli altri, servizio di Paola Mazza.
Qui con noi c'è anche la professoressa Fulvia Del Bravo, insegnante delle scuole medie di Fornovo dell'Istituto Comprensivo Malerba. La professoressa è fra le promotrici proprio, diciamo, di questa iniziativa, in quanto l'ha illustrata sia, diciamo, ad altri professori che ad altri soggetti per poter creare un gruppo di lavoro. Ecco, la mia domanda è questa: come è riuscita a formare questo gruppo? Se ci sono già delle adesioni? E quali sono, diciamo, gli obiettivi specifici che si vuole raggiungere con la proposta del progetto Porto Franco? Sì, il progetto, appunto, come diceva Rossano, nasce in Lombardia, ma è in tutta Italia. Porto Franco Italia esiste e opera, appunto, in tutta la realtà nazionale. Lo scopo principale è esattamente quello di condividere un bisogno che nello specifico è, appunto, rispondere alla difficoltà degli studenti delle scuole superiori nell'affronto di un argomento piuttosto che di una disciplina. Ma questo prende, insomma, così in qualche modo una dimensione più ampia, perché non è semplicemente una lezione o un supporto per i compiti pomeridiani, ma diventa un punto di riferimento in cui viene accolta proprio la persona con tutti i suoi disagi, con tutte le sue istanze, e questo assume una dimensione anche sociale, per cui è stato semplice trovare persone che volessero dare il tempo come volontari per condividere, appunto, questo bisogno. E le persone che si sono coinvolte sono o professionisti che hanno deciso di dare del loro tempo, oppure anche degli altri insegnanti. E la dimensione, appunto, è cittadina, perché prevalentemente chi si è coinvolto è del paese o delle zone limitrofe, e lo scopo, appunto, è quello di aiutare i ragazzi ad avere anche un punto di riferimento e a sentirsi accolti come persona. Questo, diciamo così, trova la sua origine anche nella tradizione cristiana della dottrina della Chiesa, ma anche comunque le persone che si avvicinano sono semplicemente persone che vogliono dedicare il proprio tempo agli altri. Una notizia dei carabinieri che fa capire come si lavora anche dal punto di vista della giustizia, riguarda anche la Procura della Repubblica. Nei giorni scorsi i carabinieri di Parma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal PM, dottoressa Silvia Giannini, nei confronti di un 34enne senza fissa dimora e censurato. Il procedimento abbraccia una serie di delitti commessi a Parma in un arco di tempo di 13, abbastanza ristretto, con 13 episodi delittuosi, tra cui il furto di un'autovettura, la sottrazione di carte di debito credito, con cui ha effettuato anche degli acquisti. In tanti si lamentano del fatto che le persone che commettono i reati vengono prese e poi rilasciate e quindi continuano a ripeterle. E il motivo potrebbe essere proprio dovuto al fatto che i magistrati che si occupano di ogni singolo reato sono spesso uno diverso dall'altro e quindi non si accorgono della costante recidività di alcune persone incriminate. E come dice la Procura della Repubblica di Parma, nel caso in questione è stata vincente la scelta, già in altre occasioni messa in atto, della Procura di selezionare nell'ambito della procedura stessa tutti i fascicoli iscritti a carico del predetto indagato, riunirli e disporre l'assegnazione ad un unico magistrato, che pertanto ha avuto l'opportunità di effettuare una valutazione globale di vari episodi che altrimenti avrebbero avuto una trattazione separata. Ed è stato pertanto possibile dimostrare la complessiva gravità delle condotte e conseguentemente la concreta sussistenza delle esigenze cautelari in maniera importante, tale da chiedere ed ottenere il provvedimento restrittivo. In tal modo è stata data una risposta all'altrettanto concreta esigenza di sicurezza spesso avvertita in città dai cittadini, ma anche dagli esercizi commerciali che, come i supermercati, per la loro modalità di vendita sono certamente più esposti alla microcriminalità. Questo per far capire come anche la giustizia cerchi di venire incontro alle esigenze dei cittadini, ma soprattutto di mettere a posto quelle problematiche che comunque erano bastate agli occhi di tanti cittadini. Ora una notizia un po' più allegra: questa mattina ho intervistato una persona molto conosciuta a Collecchio, perché è stato educatore dell'oratorio per ben più di 10 anni e lo è tuttora. Parliamo di Cosimo Gigante, per gli amici Mago Gigo, per parlare di un libro sulle case abbandonate in Appennino.
Dal cappello del mago è nato anche un libro. Parlaci un po' di questo libro che hai fatto. L'hai fatto con chi? E poi è interessante perché parla di case abbandonate e ovviamente di Parmense, che noi ovviamente essendo TG Parmense ci occupiamo più della parte fuori rispetto alle mura cittadine. Parlaci un po' di Certo, questo libro. questo è un progetto che nasce quasi 2 anni fa, nell'aprile del 2019. Io conosco dei ragazzi di Nevian Arduini perché tutti Tra fotografi, questi cui c'è fotografi Alan Zavaroni, che è uno dei due fotografi che hanno fatto le foto per questo libro, venga a sapere che lui fa foto e collabora spesso con Fausto Accorsi, che è l'altro fotografo presente in questo libro. Fanno una mostra fotografica nel luglio del 2019 e loro dicono: è un peccato, secondo noi, che questa mostra passi così, perché ha qualcosa di particolare. Capiamo rispetto alle altre che abbiamo fatto che ha qualcosa, però a queste foto manca qualcosa, manca la parola. E secondo me, visto che io ho già pubblicato 2 libri e ti piace scrivere, vorremmo darti queste foto e vedere se viene fuori qualcosa, magari una storia che le comprende tutte. Non so cosa ti viene in mente. Io guardo le foto di case abbandonate, case molto evocative, case che hanno ancora tanto da dire, perché queste case abbandonate, quando le vedi, ti richiamano un ricordo, ti fanno pensare a un luogo preciso. Niente, vedo le foto e io l'ho preso come un grandissimo esercizio di scrittura creativa molto potente, in cui ci sono rimasto proprio incastrato dentro in modo positivo. Per 10 giorni io ho guardato queste foto quando avevo tempo, ma non ho voluto sapere se questa porta era la stalla del nonno di Fausto o questa la porta della casa della nonna di Alan. Non ho voluto sapere niente, nessun riferimento che potesse distrarmi. L'undicesimo giorno mi sono seduto al computer, foto dopo foto. In 2 ore e mezzo sono nate 70 storie, Testa. perché le foto. Grazie. Ascolta, dove possono trovare il libro? Certo. Così. Allora, intanto l'evento più vicino sarà domani ai Diari di Bordo, di Borgo Santa Brigida, a Parma. Ci sarà il firmacopie, quindi domani dalle 11 alle 13 del mattino e dalle 16 alle 19 sarò lì per il firmacopie e per parlare del progetto. Al momento sono in vendita lì, quindi a Diari di Bordo, da Libri e Formiche in via Mistrali, sempre a Parma, alla Mondadori dell'Eurotorri, poi alla Mondadori di Collecchio e al negozio Ambarabà di Ti Collecchio. manca Nevian Poi Arduini, però. manca È il Nevian posto in cui Arduini, ne ma venderai di più, non ci hai a Nevian pensato? Arduini c'è un negozio, adesso mi sfugge, Alan e Fausto mi tireranno le orecchie, c'è un negozio comunque che li sta vendendo, credo sia un bar ritrovo, bar di loro amici, quindi c'è. Grazie agli amici di Langhiano News, vi proponiamo il prossimo servizio che parla di una famosa gloria del calcio del passato che sostiene un evento culturale nei prossimi giorni che vuole parlare del giorno della memoria. Amici, sono Nanno Galderisi. Tra le tante cose da fare, io non voglio dimenticare un evento che io stesso non vedo l'ora di vedere. Sappiamo che si sta avvicinando la giornata della memoria, quel 27 gennaio in cui commemoriamo le vittime dello Shoah. Bene, quest'anno vi invito a seguire una storia di calcio che è avvenuta proprio in quegli anni. Questa storia parla di Harpat Weiss, un allenatore ungherese, che è stato che è stato in Italia negli anni 30-40, un allenatore di cui si è parlato, si sono interessati parecchi, anche se solo un grande giornalista e anche un grande amico, Matteo Marani, anni fa fece delle ricerche in merito e oggi ne conosciamo la vita e purtroppo anche la triste fine. Un allenatore che ha vinto, pensate, in Italia 3 scudetti, due col Bologna, uno con l'Inter, e addirittura riuscì a vincere una finale a quei tempi chiamata delle esposizioni, che è praticamente la nostra Coppa dei Campioni. Ecco, domenica io vi invito a vedere. Ad andare su Facebook, sarà messa una breve piece teatrale di 30 minuti, scritta e interpretata da un amico
da un amico, da un fratello, un ex giocatore cresciuti insieme, che ora fa l'attore, si chiama Sergio Mari,